Ciao a tutti da GGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Vi ricordo che i nostri corsi ufficiali certificati Presonus Studio One e su altri software audio sono presenti sul nostro sito www.proaudiolearning.com. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra e di attivare la campanella per ricevere notifica dei nuovi video caricati. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo appuntamento settimanale che ci terrà compagnia per tutta l'estate. Attivate subito quindi la campanella qui in basso per non perdere nessuna delle prossime puntate di domande e risposte su Studio One. In questo appuntamento troveremo 5 risposte alle domande più frequenti che mi arrivano attraverso i social, in particolar modo dal nostro gruppo Facebook ufficiale Studio One Pro Italy, dove vi invito ad iscrivervi e dove spesso appunto troveremo le domande poste dagli utenti vecchi e nuovi. Molte delle domande provengono da coloro che approdano a Studio One da altre DAW, come ad esempio Logic, Cubase e Pro Tools, e che faticano a ritrovare il proprio workflow. Vedremo insieme come risolvere questi problemi e come affrontarli una volta per tutte. È necessaria però una premessa. Molti dei problemi spesso dipendono da una non conoscenza del sistema informatico che si sta utilizzando. Non si sa, ad esempio, quanto potente debba essere o quale sistema operativo supporta i driver delle periferiche o Studio One stesso. O a volte mancano proprio le basi di informatica che nella maggior parte dei casi risolvono a monte dei problemi che si riscontrano lungo la via. Do quindi per scontato che tutti sappiano cosa sia un computer, cosa sia la RAM, cosa sia l'hard disk e i vari tipi di bus, PCI, USB, FireWire, Thunderbolt. Come spegnere le funzioni non essenziali del proprio sistema operativo, come gestire le installazioni su un sistema dedicato all'audio recording. Nel canale trovate un video su come ottimizzare Windows per l'audio recording. Do per scontato inoltre che non vi siano installati antivirus, firewall, plugin e applicazioni craccate che, come abbiamo visto già in un altro video, tendono ad installare software nascosti che rallentano il sistema operativo facendogli fare altro. Visto che sia Studio One sia i plugin di terze parti gratuiti riescono a sopperire ad ogni esigenza che possa presentarsi nel 2022, è fondamentale saper gestire la macchina che stiamo guidando. E proprio come un'automobile non è fondamentale saper fare il meccanico, ma imparare il manuale e conoscere le spie e le funzioni importanti del mezzo per prevenire ogni tipo di problema. Il computer, anche se strumento potentissimo ed efficiente, funziona bene nelle mani giuste. Dopo 6 anni di gruppo Facebook Studio One Pro Italy, posso affermare sinceramente e scientemente che il 99% dei problemi riscontrati dipendono dall'utente e non da Studio One. E questo mi rende felice, perché vuol dire che l'applicativo che gestiamo durante le fasi di beta testing supera il nostro stress test molto bene. Manca sempre più spesso la lettura dei manuali, sia della DAW sia dei plugin che vengono utilizzati, o la ricerca e la visione dei tutorial già presenti qui sul mio canale, come su quello di altri utilizzatori di Studio One, anche se in inglese. Tante volte basta Google e una ricerca semplice per argomento. In ultima analisi, spesso manca la preparazione necessaria ad affrontare l'audio recording in maniera corretta. Preparazione che comprende la conoscenza della lingua inglese e delle parole utilizzate nel nostro campo specifico, perché spesso, anzi molto spesso, non esiste una traduzione in italiano corretta dei principi o delle applicazioni tecniche di diverse funzioni. Ricordiamoci che la tecnologia si muove su quella lingua, oltre ad essere tra le più parlate al mondo, anche nei paesi non anglofoni. Di conseguenza non si trova utile spesso localizzare il software o il manuale. Un applauso va comunque fatto a MIDI Music per aver tradotto Studio One in italiano, quindi per averlo localizzato gratis. E spesso ce ne dimentichiamo. Il manuale operativo invece è stato scritto e stampato da Curci grazie a Beppe Bornaghi ed è possibile acquistarlo su Amazon o su altre piattaforme di distribuzione. Una preparazione, quella del recording audio, che dovrebbe comprendere anche quelle nozioni basic
di fisica acustica. Non è necessario conoscere le formule matematiche, ma almeno i sistemi di misurazione, la conoscenza della percezione del suono e, nei casi spesso più gravi, assenza di attrezzature secondarie come ascolti, schede adeguate, schede audio adeguate o sistemi di ripresa microfonica. Con pazienza e dedizione faccio i complimenti ai ragazzi che frequentano i miei gruppi Facebook e che in uno spirito di mutuo soccorso danno una mano ai meno intraprendenti. Li ringrazio perché era proprio quello che sognavo di vedere in un gruppo di assistenza su Studio One. Non mi ritrovo con i tasti perché provengo da un'altra DAW e quindi non trovo la mappatura della tastiera a cui ero abituato su Studio One. Come risolvere questo problema? Studio One, andiamo in alto dove è scritto Studio One, sotto Keyboard Shortcuts o scorciatoie da tastiera, e troviamo la mappatura completa dei tasti di Studio One, quindi anche le funzioni supplementari che possiamo configurare con nuovi tasti. Infatti in questo caso io ho aggiunto dei tasti ai miei controlli di Studio One e si chiama appunto Studio One Modified, ma qui sotto il Mapping Scheme troviamo tutti i tasti già preimpostati dalle altre DAW, come ad esempio Cubase, Logic, Pro Tools o Cakewalk, oppure possiamo importarli se esiste una mappatura in formato compatibile con queste preferenze. Facciamo applica e ok, ed avremo sotto mano tutte le funzioni a cui eravamo abituati. Come faccio a creare un crescendo MIDI? Allora, ho aperto ImpactXT, disegniamo uno snare, vediamo com'è semplice. Selezioniamo ad esempio i sedicesimi e tiriamo il rullante, poi aggiungiamo i 32esimi e poi aggiungiamo i 64esimi, quindi creiamo un crescendo innanzitutto di note riguardo il rullante, ascoltiamolo. Aggiungiamo queste che mancano qui e adesso andiamo a vedere come controllare la dinamica di questo processing. Per fare questo utilizzeremo la velocity che si trova qui sotto, quindi il controllo di velocity, e utilizziamo la matita, in questo caso non la linea ma la parabola. Saliamo con una parabola crescente fino al tetto massimo. In questo modo abbiamo creato un crescendo dinamico oltre che di velocità. Semplicissimo. Una delle domande più frequenti è: che differenza c'è tra Studio One Prime, Artist e Pro? Sostanzialmente Prime è la versione gratuita, mentre Studio One Artist è la versione intermedia rispetto alla versione finale Pro, e poi comunque esiste anche la versione Sphere, come abbiamo visto in un video, che include tutta una serie di nuove feature e nuovi plugin da utilizzare all'interno sempre di Studio One Pro. Sul sito di Presonus troviamo proprio una pagina di comparazione delle varie feature, quindi se vogliamo essere molto molto dettagliati e precisi. Come vediamo abbiamo Presonus Sphere, che contiene tutto quello che viene prodotto da Presonus, comprese le librerie aggiuntive. Poi abbiamo Studio One Prime, con alcune limitazioni, tra cui quella di non poter caricare plugin VST all'interno, ma soltanto quelli autorizzati a girare su Studio One Prime, ma del resto è gratis, quindi funziona perfettamente per chi proprio è all'inizio. Poi abbiamo Studio One Artist, con alcune feature interessanti, e alla fine Studio One Professional con tutte le feature aggiuntive. Diciamo che nella maggior parte dei casi potrebbe essere sufficiente Studio One Artist, almeno per creare una piccola produzione e portarla a termine. Ho fatto proprio dei corsi appositi per poter portare a compimento tutti i tipi di progetti all'interno delle tre diverse tipologie di Studio One. Una delle domande più frequenti è: come faccio a registrare le take su più layer? Cioè, mentre io registro, alla fine vorrei che appunto fosse automaticamente creata una take e poi continuare a registrare senza dover ogni volta prendere la take registrata e portarla
su una nuova traccia. Fare questo all'interno di Studio One è estremamente semplice. Basta impostare la registrazione in take qui sotto all'interno della transport bar nella sezione di recording. Cliccando qui, infatti, dove troviamo le preferenze della transport bar, apriamo il record panel e qui sotto abbiamo direttamente il record mode in takes to layer. Quindi ogni volta che noi andremo a registrare, ad esempio mettiamo in rec questa traccia, ogni volta che faremo una take contenente qualcosa, prendiamo ad esempio il mio microfono che sta entrando nel convertitore ISA, come vediamo, quindi ogni volta che registro una take, quindi che faccio stop, automaticamente viene creata la take sotto e quindi posso continuare a registrare sopra e automaticamente verrà aggiunta una take. Come vedete è abbastanza semplice. Questo è comodo perché poi nelle fasi di comping sarà semplicissimo ricreare una take finale, come abbiamo visto in diversi video. Come faccio a far tornare indietro il locatore nel punto che ho selezionato ogni volta che premo stop? Come vediamo, in questo caso torna al punto di partenza. Quindi da qualunque punto io decida di partire posso tornare al punto di partenza. Questo è attivabile sotto nella funzione della transport bar con il tasto destro del mouse e abbiamo l'opzione Return to Start on Stop. Grazie ancora per avermi seguito, vi aspetto la settimana prossima per altri trucchi e consigli sull'uso di Studio One. Vi ricordo ancora di attivare la campanella qui in basso, di seguire anche le nuove rubriche di Audio Basic che sto pubblicando in questi mesi e vi ricordo che saranno presto disponibili i miei corsi intensivi di ascolto critico, mix e mastering. Li troverete sempre sulla mia piattaforma www.proaudiolearning.com. Mentre la raccolta completa di tutti questi video è già presente all'interno dei corsi di Studio One Prime, Artist e Pro. Fruibile quindi a chi ha già acquistato il corso, oltre ad altri video supplementari che arriveranno in questi mesi sempre in forma gratuita. Per il momento è tutto, ciao, a presto! Spero che questa lezione vi sia stata utile, vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online e sul sito proaudiolearning.com. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off. Non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il canale Patreon che trovate in descrizione. Se vi è piaciuto, cliccate subscribe e attivate la campanella. Per il momento è tutto, ciao, a presto!